Dopo aver srotolata la pasta sporca, ci metto del formaggio grana, lo spalmo bene, lo schiaccio, poi ci metto del prosciutto cotto e comincio a rotolare la sfoglia piano piano, in questo modo. Poi la avvolgo nella sua carta e la metto in frigo finché preparo l'altra pasta sfoglia. Con un coppa pasta taglio questi rotolini, questi cerchietti. Partendo dall'alto, in ogni cerchio, dobbiamo fare delle croci. Mi raccomando, lasciate qualche millimetro, non arrivate fino al bordo. Vedete che non sto arrivando fino al bordo, perché poi mi serve per rigirare la pasta. Quindi attenzione di non tagliarlo fino al bordo. Procedete in questo modo per tutti i cerchi. Ora che la pasta è tutta tagliata, partiamo dal centro e rigiriamo ogni spicchio, in questo modo. Ora appoggiamo la nostra pasta sfoglia già tutta lavorata nel piatto forno, ma la lasciamo un attimo da parte sul tavolo. Ci dedichiamo all'altra, tirata fuori dal frigo, la tagliamo in questo modo, a fettine di circa 2 centimetri più o meno, regolatevi comunque voi. Gradi in forno, nel forno ventilato per 25 minuti, 190 gradi per 25 minuti, il forno statico.